Come potete vedere, siamo qui anche con due protagonisti che declameranno il libro che abbiamo appena sentito nell'intervista di Michele Magnifico, nell'ordine Pino Casolaro, Sabina Iannillo, grazie per questa intervista. Come siete stati coinvolti in questa avventura? Il tutto è nato da un percorso, da un impegno nell'antimafia sociale che ci ha portato in giro, e, principalmente nella nostra terra, ma fino a Bergamo, perché ormai la nostra mafia è considerata la quarta mafia in Italia. Sentivamo il dovere anche civico, insomma, di oltre che professionale, di trattare questi argomenti di cui ci occupiamo in realtà, almeno per quanto mi riguarda, sono evidente il più anziano, di cui ci occupiamo da decenni ormai, e che però urgeva particolarmente in questo momento. Da qui è nato il contatto con Elvira Zaccagnino della Meridiana, che già da tempo cerca di coniugare la presentazione canonica dei libri che pubblica, che edita, con una, come dire, l'utilizzo di linguaggi contaminati, in questo caso quello teatrale, musicale, e vedrete poi anche qualcosa in più, perché c'è una sorta di ritorno al melologo e alla mise en espace. Simona, quanto è stato difficile preparare questa cosa così importante? È chiaro che un lavoro così delicato prevede una preparazione, un avvicinarsi poi a una tematica di questo tipo con grande sensibilità e con verità, che è la cosa a cui miriamo maggiormente. I vostri prossimi impegni quali saranno, Pino? Guarda, noi abbiamo in questo momento stiamo portando avanti un progetto che si chiama Oltre. Abbiamo in corso circa 7-8 progetti. Alcuni affiorano maggiormente in alcuni periodi dell'anno, altri un po' restano all'altro. In questo momento siamo impegnati con Oltre, che è un progetto di ridefinizione della società dello spettacolo, quella che Guy Debord chiamava appunto società dello spettacolo 40 anni fa. E perché ci siamo accorti che più che indagare quello che c'è oltre il sipario, dietro il sipario, era importante a questo punto questo momento storico che viviamo indagare quello che c'è nella società, perché siamo nella società dello spettacolo e stiamo preparando uno spettacolo su identitario, su di noi, e stiamo proseguendo su questo progetto e su altri. Continueremo con la Meridiana questo percorso di presentazione di libri. Siamo in un progetto di antimafia sociale con l'associazione Panunzio e anche altri, collaboriamo anche con altre associazioni naturalmente che si occupano di questo. Stiamo definendo un progetto madre delle cose che abbiamo fatto, che mette insieme quello che abbiamo fatto fuori Italia e quello che abbiamo fatto qui in Italia, e che vorrebbe essere un progetto identitario molto legato a quello che faremo questa sera. Grazie, in bocca al lupo, ragazzi.